Buongiorno da Dottor Palmas. I denti fissi in 24 ore, provvisori, in plexiglass, venduti a 20, 25, 30 mila euro. Disco di plexiglass da 30 euro. I denti in 24 ore, quando la natura ci mette 6 anni a fare un dente con la radice completa. Vuoi i denti veloci in 24 ore, fast food, vuoi il burger in 24 minuti o in 24 secondi, o lo vuoi buono il burger? Vuoi la pizza in 30 secondi o la pizza fatta bene? Ok, fa attenzione a chi svia l'attenzione da quello che è veramente importante, la qualità. L'elemento tempo, 24 ore, 2 ore, 5 ore, c'è anche chi fa i denti in 5 ore, fissi. Sì, si può fare, ma non ti dice che sono da buttare, che sono provvisori, capisci? Quindi ti dice una cosa per non dirne un'altra poi, perché non essendo proprietari del laboratorio, non essendo odontotecnici, ti dovrebbero parlare di altro, ovvero di materiali, di quanto durano i materiali, di come devono essere fatti i denti definitivi, che bisogna fare una prova estetica prima, una prova fonetica, una prova della dimensione verticale, andare a fare il mock-up prima, vedere i denti. Delle volte ci vogliono anche 3 prove, 5 prove prima di arrivare alla forma definitiva dei denti poi sul lungo termine. Appena ti mettono il gesso alla gamba che ti sei rotto, è arrivato il taxi, appena ti sei rotto la gamba ti mettono il gesso e uno scarpone, ma non c'è la scarpa da tennis per correre, non la puoi mettere, ok? Questo è il punto. Quindi fa attenzione, quindi fa attenzione perché i denti in poche ore, in 2 ore, in 5 ore, in 24 ore sono degli scarponi di gesso che ti mettono dopo la chirurgia, ok? Non ti mettono spesso neanche nel preventivo poi la scarpa da tennis da corsa per vincere le Olimpiadi, perché quella costa molto. Il gesso con lo scarpone ortopedico, quello costa poco e te lo vendono anche caro. Rifletti su tutto questo.